Sono Karma. Buongiorno distrutte! Io sono Vi e benvenuti nella mia vita! Anche oggi un nuovo daily vlog per raccontarvi la nostra folle vita! Lui è la nostra cacca di palle pipì Ray! Ciao Pennacchino! Dimmi la verità, ti siamo mancati? Stai calmo, ti devo parlare, aspetta però! Mamma mia! Dimmi la verità, ti siamo mancati in questi giorni che siamo stati fuori a Milano? Ray, devi stare calmo, hai capito? Ditemi voi come devo fare! Dai, buono! Perché abbiamo scelto te come mascotte del canale? Non te lo meriti, sei troppo pazzo. O forse proprio per questo? Non lo so. Ma per essere un vero e proprio daily vlog manca qualcosa. Anzi, manca qualcuno! Sophie! Lei al momento è a casa sua, quindi direi di correre alla velocità di Ray per andarla a prendere. Ah, ecco voi l'attrezzatura del buon blogger. Una videocamera e un Nerf. Che con Sofì in agguato è sempre meglio avere. Ok, arriva Sofì. Come funziona? Sofì, buongiorno! Ale, 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 ale. Sei impazzito? Il ritorno del Nerf? Sì. Schiavetto, voglio un telapesca, portami lì. Ma ti pare che sono un autista? No, ovviamente no. Sei uno schiavetto autista. Non ti porto proprio da nessuna parte. Va bene, sei il telapesca, stavo appunto dicendo ti sto accompagnando a prendere il telapesca. Una palma. Ragazzi, sono una palma, guardate, mi sbucano i pennacchi dalla testa. No, sono un ananas. È veramente una carciofina. Un ananas? Un telapesca? Oh yeah, chi è che ha il telapesco, Sofì? Finalmente io! Anch'io sei per questo. Ma cosa vuoi fare? No, no, no. Pantaloni bianchi. Mi ha sporcato tutto. Sei un cretino. Sei un cretino. Dove stai andando? Sei un cretino, proprio cretino con la C maiuscola. Perché? Mi hai sporcato tutti i pantaloni bianchi. Vabbè, che ci fa? E mi hai sputato la mano. Lui, io sto preparando delle vendette. No, stai preparando un bel niente tu. Ma delle vendette. Non stai preparando proprio niente. E tu dirai, ammazza che vendette. Verrai a stringermi la mano. Talmente queste vendette saranno divertenti. Ammazza che divertimento. Ok, dove sei seduta adesso? Vieni qua accanto a me. Dammi lontano. Andiamo noi, ciao. Salve, mi scusi, se ne può andare? Lei mi sta copiando, è palese. Io avevo il telapesca e lei se l'è preso pure la pesca con ghiaccio. Io proprio non la conosco. Ma che stai dicendo, Sofì? Sono lui il tuo ragazzo. Il mio ragazzo? Ma mi scusi, ma lei proprio come si permette? Ma assolutamente no, aiuto, questo mi sta importunando. Io me ne vado. Ma che fa? Ma dove vai? Aspettami. Aiuto, autista. Assistente, schiavetto, non sai cosa mi è successo? C'era praticamente un tizio che ha iniziato a importunarmi, poi io sono scappata e come se non bastasse questo mi seguiva. Io gli ho detto, senti, lo so che sono bellissimo e tu mi vuoi seguire, però se tu continui io chiamo la polizia. E lui poi è scappato, si è spaventato del mio sguardo assassino. Peccato che non avevo questo. Ma che stai dicendo, Sofì? Sei Aiuto, lui! Lui? Basta, ma che sta succedendo? Sei per favore, Tindolo, aiutatemi. Ma io posso stare tutto il giorno con questa pazza. Basta, ma quale stalker? Ma smettiamola. Ti somigliamo un sacco. Oggi è iniziato una nuova avventura, un nuovo daily vlog. Male però, così non va bene, ok? Mi piace fare la pazza, sono un'attrice. Basta, ciao. And we are back in casa. Super pazza, cosa faremo oggi? Lo scopriremo soltanto appena arriveremo nella nostra trote stanza, house, trote, vabbè, comunque, per te questa è chiusa? Non lo so, vabbè, andiamo. Ma, ma che cavolo hai fatto alla tua stanza? Vietato l'ingresso, questa è la calligrafia di Serena, questa l'ha scritta Serena. Serena! Ti hanno chiuso fuori dalla tua stanza! Hanno murato casa tua, ma cos'è? Serena ha chiuso la porta della stanza, ma è impazzita! Serena! Serena! Ah. Serena! C-
C'è nessuno? Tere, potresti aprire per favore, che questa è la nostra stanza. Cosa si fa? Cioè non è dentro lei? No. È uscita e ha chiuso. Cioè io non so se vi rendete conto, ha completamente chiuso la stanza. Ma perché poi l'ha fatto? La chiamo. Non risponde. Che bastardina. Che bastardina, che bastardina. Dice sempre, questa è la mia stanza, voi non potete vloggare ogni giorno, la mia stanza. E così avrà pensato bene di chiudermi fuori. Ma che modi sono? Ma poteva parlarmene, c'era bisogno di agire così? Di chiudere la stanza? Adesso chiamo mia madre, adesso la sentirà. E non la farò più uscire di casa. Vedrete. Non mi risponde neanche lei. Pronto? Mamma? Ciao, tu non sai cosa ha combinato tua figlia Serena. Allora, torno a casa e trovo la porta della mia stanza totalmente murata. Ha messo un cartello con scritto vietato l'ingresso. E ti dirò di più, non solo lei non è a casa, ma pure provo a chiamarla e non ci risponde. Non è a casa, ha murato la parete e neanche ti risponde al telefono. Sì, cioè, capito, lei mi ha totalmente escluso dalla mia stanza. Sei fuori dalla tua stanza. Sì, quindi... Siete impossibili. Io sono al lavoro, prova a chiamarla, gestitevela voi. Gestitevela voi? Eh sì. Mamma, cioè, non possiamo più vloggare, non possiamo più fare i nostri video. Ci ha chiuso fuori prova dalla... Prova a chiamarla, prova a parlarla, non so che dirti. Va bene, grazie, grazie, gentilissima. Grazie, ciao. Ma come si fa? Ma come dobbiamo fare? Allora, questa situazione è surreale. Non ha senso, ci hanno chiuso fuori. Ma capisci? Non interessa a nessuno. No. Mia sorella non mi risponde, mia madre mi risponde, gestitevela voi, gestitevela voi, mi ha detto gestitevela voi, lo capisci? Sì, però stiamo calmi, non mi interessa niente, adesso sfondo la porta. Ma che sfondi la porta? Aspetta, 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 no, 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 sfondare niente, non sfondare. Stai calmo. Aspetta un attimo, vado a prendere una cosa. Rieccomi. Ho preso l'utensile del mestiere di Mastro Fabbro Luigi. Mastro Fabbro? Ma non è ingegnere spazio? Sono tutto ingegnere spazio scienziato Fabros. Dai, coltello! Era così semplice. Lui aspetta, aspetta, aspetta! E sei lì dietro ci fosse Serena? Cosa? Qua di che cartone? Serena! Muro, ma che stai facendo? Ma non Serena, c'è! Serena, sei tu! Sovi, stai calmo. Calma, non c'è, stai calma. Allora, la maniglia della porta dovrebbe essere più o meno a questa altezza. Sono anche un po' ladros. Secondo me è più bassa la maniglia, lui. Lui, la maniglia è più bassa. Allora, chi è il Fabbro Cinque di Eros dei due? Lascia fare, sto facendo io. Serena, apri questa porta per me. Vedi? Come volevo si dimostrare. La maniglia, ovviamente, è più bassa. Questa è una maniglia per giganti, che apri così. Non ce ne può fregare un figo secco, perché guarda qua. Mano. Aspetta. Non ce la farai mai, perché è bassissima. Hai fatto un foro troppo alto, stupido ingegneros. Non sei neanche uno schiavetto. Ok. Ok, ho aperto la porta. Hai aperto la porta? Sì. Cosa si vede? Fa vedere cosa si vede al team trote. Ecco, ecco la mia stanza. Tutto in ordine. Che c'è? C'è la mia valigia aperta. Serena, ha aperto la mia valigia e mi avrà rubato tutti i vestiti. Questo è troppo, devo intervenire. No, 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 ma che fa sfondare la porta? Tieni questo tappino qua da lì. Serena, sei lì dentro? Non c'è. No, stai calma, stai calma. Aspetta, aspetta, aspetta. Calma, un pochettino di ordine. Rilassiamoci. Sono calma, sono calma. Leone, sei ancora! No! Siamo impazzita! Impazzita, ma che ha fatto? Sono tre braccio. Siamo... Tutto ok? Guardatelo, tutto rosso. Oh, mamma mia. Ma cos'è? Serena, avrai sulla coscienza il braccio di Sofì. Ma cosa ha combinato? Che c'è? Io non ho più un letto. Ha unito il mio letto col suo e ha fatto... Il tuo letto? Un unico letto con un unico cuscino. Non sto ridendo. Che ci ridi, lui è una cosa grave, lo capisci o no? Ma troppo ridere. Post-it. Ti ha lasciato solo il puff. Leggiamo cosa c'è scritto. Leggiamo.
Grazie per aver rispettato i miei spazi. Certo, lei si aspettava che avremmo sfondato la porta. Brava Serena, ci conosce alla perfezione. Andate a registrare in un altro posto. Show show, ti voglio bene però. Sorelle gemelle. Ok, quindi in sostanza Serena ci ha cacciato dalla nostra stanza. La stanza delle trote. Allora, lui, in realtà, devo confessarti una cosa. Sì? Lei ha da tantissimo tempo che mi dice questa cosa. E io pensavo che scherzasse, non le davo peso. Però in realtà, volendoci pensare, non ha poi in fondo tutti i torti. Perché, Team Trotte, vi spiego. D'inverno, noi registravamo sempre la mattina, quando lei era a scuola. Così poi nel pomeriggio lei era libera di stare nella stanza quanto voleva e le piaceva. Però, adesso che è finita la scuola, lei mi diceva: scusa, adesso io non sarò libera di dormire fino a tardi, non sarò libera di fare quello che voglio, di invitare le mie amiche, perché voi dovete fare i vostri vlog. Questa cosa non le piaceva molto e quindi ha pensato bene di cacciarci. Già, ci ha cacciato. Visto che non è riuscita con le buone, ha pensato di utilizzare dei metodi alternativi. Ok, tutto chiaro. Ma come la mettiamo con la porta? Hai sfondato la porta che aveva costruito. Manco la male il gomito. Ma io sto con una pazza. Guardate qui la porta, l'ha sfondata. Non si chiude più. Si può? Però il letto così è molto comodo. Perché non ci abbiamo pensato prima? È bellissimo avere un letto matrimoniale. Ma tu non hai un letto matrimoniale. Tu adesso hai un puff. Questo è troppo. Calcio Fit, mi sa che siamo giunti a un punto storico di questo canale. Ovvero, mi sa che dobbiamo cercarci un nuovo posto dove girare i nostri daily vlog. Intendi tipo un posto fighissimo dove realizzare le nostre avventure estive? Sì, non c'è alternativa. Altrimenti mi sa che ogni giorno dovremmo sfondare la porta che Serena costruirà. Quest'idea, non lo so, non mi convince tanto. Però sicuramente ci abitueremo molto facilmente. Trote, quindi ci aspettano davvero folli nuove avventure, perché dobbiamo andare alla ricerca di una nuova location, un nuovo posto che ci rappresenti. E voi sarete insieme a noi nei nostri daily vlog, le nostre avventure giornaliere. Saluto alle trote. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del Team Trote. Cliccate il video di vista per comprare le avventure. Ieri non ci vediamo domani con le nostre avventure. Ciao. Quando lei non mi risponderà. Note vocali. Serena, grazie. Grazie a te. Mi sono quasi rotta il braccio. Complimenti. Bastava dirmelo. Neanche arrivano i miei vocali, capite? Neanche li legge, neanche li ascoltano. Ragazzi, non ho più una stanza.